Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, Maria di Magdala stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. In questo giorno santo dobbiamo aprire il nostro cuore alla gioia e alla pace che ci dona Gesù risorto, che Gesù ha donato alla Maddalena e poi a tutti gli apostoli, a tutti i discepoli. Gesù ci invita a fare una Pasqua. Pasqua è una parola ebraica che vuol dire passaggio. E quindi dobbiamo pensare, io penserei a un passaggio positivo, perché mi sembra di parlare a persone che sono già dei buoni cristiani, che hanno fatto anche un sacrificio e un rischio a venire in chiesa, insomma. E quindi è davvero, meritate questa sottolineatura, che comunque vuol dire un passaggio come miglioramento. Anche se siamo già buoni, dobbiamo migliorare sempre di più, dobbiamo perfezionarci, dobbiamo tendere alla santità. Quindi dice, non c'è solo il passaggio dal peccato a una vita in grazia di Dio, alla conversione, ma c'è anche un peccato da una vita, diciamo, normale come cristiani a una vita un po' più santa, un po' più migliore, più perfetta, più bella. Ecco, questo passaggio io non ve lo suggerisco, ve lo suggerisco come idea. Poi ognuno deve pensare, Pasqua 2021, che passaggio posso offrire al Signore? Quale miglioramento posso offrire nel campo della preghiera, nel campo della carità, in famiglia, nella società, nel lavoro, in tutte le situazioni attuali? Quale miglioramento posso fare? Ecco, lo voglio offrire al Signore come passaggio, come Pasqua, unendomi alla sua Pasqua. Ecco, pensate voi, non vi suggerisco, qualcosa di più, qualcosa di meglio che possiamo fare nella nostra vita cristiana. Andrei ora a pensare a quelle che erano le domande che si faceva la gente dopo la morte e la sepoltura del Signore, quando cominciavano a girare le notizie: Gesù è risorto, Gesù non c'è più nella tomba, Gesù è risorto, Gesù è vivo. E la gente si chiedeva, un lato, ma per te Gesù è risorto? Tu ci credi o no che Gesù è risorto? Hai sentito cosa dicono di Gesù? È vero o non è vero che è risorto? Ecco, sono tutte domande che la gente si fa.
E anche qui dobbiamo prendere una certa posizione. A quell'epoca le opinioni che sono saltate fuori sono state due: la prima scettica, negativa, contraria, che era imbastita un po' da malafede, dall'inganno, dalle bustarelle ai soldati perché dicessero hanno rubato i suoi discepoli, eccetera, eccetera. E sappiamo queste cose dal Vangelo. In pratica questa opinione che diceva no, non è risorto Gesù, non è vera la sua risurrezione, si identificava in pratica con il rifiuto di Gesù, con non volere diventare cristiani, perché la cosa era grande, lampante, unica. Ecco, quindi non voler accettare il Vangelo, di diventare cristiani. L'altra opinione era invece quella favorevole, positiva, anzi direi molto entusiasta, però basata su fatti oggettivi di storia, di cronaca, il sepolcro che era vuoto, le apparizioni del Signore a gente che non era credulona, che non ci credeva, anzi c'è stato uno che ha voluto proprio toccarlo, Gesù, nelle sue piaghe, ti ricordate San Tommaso. Quindi si identificava questa posizione favorevole, sì, Gesù è risorto, la sua risurrezione è davvero vera, è avvenuta così proprio, si accompagnava con l'accettazione del Signore, con il dire mi faccio cristiano, divento cristiano ancora di più, accetto il cristianesimo. Quindi l'opinione positiva su Gesù risorto diventava un'opzione per Gesù, un'adesione a Gesù, e l'opinione negativa invece diventava un rifiuto di Gesù, anzi una opposizione a Gesù. Ecco, questo tanto per capire che dove ci dobbiamo mettere noi nella nostra opinione e nella nostra fede in pratica. E quindi credere che Gesù è risorto vuol dire incontrare Gesù come vivente veramente, e questo deve davvero farci diventare molto più cristiani, molto più impegnati, più decisi, più coerenti, diventare addirittura apostoli del Signore, missionari del Signore, come è stata la Maddalena che è andata subito a dire agli apostoli, è risorto Gesù, quello che l'aveva detto. Ecco, io penso che vi siete confessati, no? Avete fatto la confessione di Pasqua, non penso che pensato solo a dire i peccati, forse è scappato anche dentro a dire che qualche volta qualcosa di bello l'avete fatto, però forse uno dei peccati che non avete ricordato è quello che siete un po' come siamo, un po' come cristiani, un po' freddi a volte, un po' incostanti, a volte sì, a volte no, insomma, è un po' insicuri, un po' deboli, ecco, senza grande impegno. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo invece fare in questo giorno di Pasqua. Dobbiamo non solo convertirci dai peccati, dobbiamo anche elevarci nelle virtù. Non solo dobbiamo pensare di essere perdonati, ma dobbiamo pensare di essere perfezionati, a diventare veramente migliori e più santi. Questo è un po' quello che vi lascio. E poi anche vorrei tornare un pochino a quello che era la situazione dei discepoli e degli apostoli e delle donne che prima erano delusi, chiusi in se stessi, poi sono diventati entusiasti, operativi e missionari. Ecco, questi apostoli, queste donne, questi discepoli, come la Maddalena, avevano creduto nella divinità di Gesù. Davanti ai miracoli chi non crede? Insomma, i miracoli erano una prova potente che Gesù era Dio, che poteva operare con la potenza e la grazia di Dio. Ma però questo Gesù, che sembrava Dio, figlio di Dio, stato riconosciuto, questo Gesù era finito sulla croce in un modo che più umano di così non poteva essere, meno divino di così che poteva essere, quindi in un modo tragico, doloroso, schernito, un povero uomo morto e sepolto. Ecco, era finito così. Ma ecco che arriva la resurrezione, e la resurrezione Gesù risorge da morte, quindi vuol dire che riappare con la sua forza divina, perché chi vince la morte? Solo chi è Dio può vincere la morte. Nessun altro fondatore di religioni è risorto, perché erano solo uomini. Gesù è risorto ed è vivo perché è Dio. E allora, allora è veramente Dio. Però certamente che l'averlo visto in croce morto è stata una bella prova. Quindi
ecco qui. Però, ecco, allora cosa faccio? Allora mi devo fare ebreo, mi devo fare musulmano, mi devo fare buddista? Ma no, restiamo cristiani, perché l'unica vera religione di Dio, la religione di Dio, è Gesù, è il cristianesimo, è Gesù, è il Vangelo. Ecco, quindi a Pasqua dobbiamo rinnovare la nostra adesione alla vita religiosa, evangelica, al cristianesimo, davvero come cristiani profondamente convinti ma anche coerenti nel nostro impegno religioso. E poi queste persone, questa Maddalena, queste donne, questi apostoli, questi discepoli, non solo avevano creduto nella divinità di Gesù, ma avevano anche creduto nella santità di Gesù, perché il suo Vangelo era una cosa da santi, ci faceva, lui era un santo che parlava, un santo di Dio. Ecco, e quindi però l'hanno visto finito sulla croce, finito come il più grande peccatore del mondo, meno santo possibile, condannato come un bestemmiatore, un delinquente, sulla croce tra due ladri, ma insomma, questo allora c'è stato un momento in cui dov'è la santità di questo uomo? La santità arriva riconosciuta con la resurrezione. Ecco, Dio lo ha risuscitato, Dio ha risuscitato Gesù. Non solo è risorto perché era Dio, ma è stato risuscitato perché era un santo di Dio, il santo di Dio. E quindi Dio l'ha rivalutato, l'ha riconosciuto, l'ha approvato, l'ha glorificato nella sua santità, che è espressa poi nel suo messaggio del Vangelo. Allora il Vangelo è davvero, io lo appoggio, io seguo il Vangelo e non seguo altre filosofie, altre sociologie del mondo, perché nel Vangelo c'è tutta la santità di quel Dio che è stato risuscitato dal Signore, dal Padre Celeste, dal Dio del Cielo. Allora, vedete, se Gesù fosse rimasto nel sepolcro, sarebbe morto con Lui, tutto sarebbe morto con Lui. E anche quella morte che sembrava la sconfessione, la negazione della sua divinità, della sua santità, sarebbe stata, è vero, così. Invece non è vero, perché Gesù è risorto, ha dimostrato la sua natura di figlio di Dio, la sua natura divina. Gesù è stato risuscitato, ha dimostrato la sua santità divina, di santo di Dio. Ecco allora la nostra fede deve essere così forte, deve essere così impegnata. Dobbiamo ricevere dalla Pasqua del Signore come una iniezione, adesso fanno le punture, le iniezioni, ecco, di energie spirituali, di diventare più convinti del Vangelo del Signore, più entusiasti di Gesù, più coerenti con il suo messaggio, il suo Vangelo. Ecco, questo, tutto questo è il dono della Pasqua, è un dono di gioia, è un dono di pace. Ringraziamo il Signore per questo dono che ci fa a noi qui in chiesa, ma poi lo portiamo in famiglia, lo portiamo nella nostra vita, viviamo davvero l'alleluia, alleluia, vuol dire grande lode al Signore che è risorto, e vivere con Lui, essere risorti un po' con Lui. Dobbiamo offrire questo impegno e questa buona volontà in questa Santa Messa.